Benvenuti a questo video tutorial su come realizzare un logo in stile origami in pochi semplici passi. Dunque, apriamo Illustrator e inseriamo all'interno della nostra tavola di lavoro un'immagine di, ad esempio, un animale come potrebbe essere una giraffa o comunque un'immagine che vogliamo prendere come riferimento per poter costruire da sopra, tracciando nei contorni, il nostro logo. Questo potrebbe essere un punto di partenza ottimale. Bene, blocchiamo il livello dell'immagine e adesso ci occupiamo di andare a disegnare un tracciato di contorno sull'intera immagine. Quindi andiamo a realizzare un bordo sull'immagine, tracciando nei punti fondamentali del contorno. Possiamo anche aiutarci con, come potete vedere, le curvature. Non è importantissimo che sia preciso, è importante che la forma venga tutto sommato rispettata, perché il logo è fondamentalmente una stilizzazione dell'immagine originale che prendiamo ad esempio. Possiamo dire nel frattempo che per poter tracciare una curvatura durante un percorso con i punti ci possiamo comportare in questo modo. Ecco, per esempio in questo spazio c'è una curvatura, quindi col tasto sinistro del mouse andiamo a muoverci tenendolo premuto e in questo modo vediamo come le maniglie ci regolano la definizione della curva. Continuando. Naturalmente con il tasto Alt possiamo andare a correggere eventuali sbavature eccessive nel tracciato che stiamo disegnando. Col tasto Ctrl invece possiamo andare a controllare i punti di destinazione delle curvature. Ma questi sono concetti di natura pratica che si memorizzano appunto molto meglio con l'esercizio. L'importante, come dicevo anche prima, è che venga rispettata la forma nel suo percorso completo e concludiamo collegando il punto finale con il punto iniziale. Bene, abbiamo disegnato questo percorso. Assicuriamoci nella palette degli strumenti che vediamo su in alto che le maniglie siano mostrate quando sono selezionati più punti di ancoraggio. In questo modo, nel passaggio successivo, diventeranno verdi i punti quando andremo a congiungere più linee tra di loro, in modo da spezzettare, questo tracciato in tante piccole forme, appunto, forme che andranno poi a realizzare l'origami. Bene, a questo punto cambiamo il colore di sfondo eliminandolo. Possiamo andare eventualmente ad aggiustare alcuni pezzi del tracciato in modo che sia un poco più fedele al tracciato originale che è quello dell'immagine.
Naturalmente passando con il mouse sui punti di ancoraggio, questi si illuminano con la scritta verde che ci indica appunto l'ancoraggio. In questo modo noi abbiamo la possibilità di rintracciarli ancora più facilmente. Naturalmente teniamo ben presente che dobbiamo selezionare il punto e non il percorso, perché altrimenti si sposterà interamente il percorso. Bene, a questo punto selezioniamo lo strumento linea e andiamo a collegare i vari punti tra di loro. Un'accortezza, appena disegniamo la prima linea, dobbiamo rimuovere lo spessore della traccia, perché in questo modo avremo tante piccole forme senza spessore di traccia, quindi in modo che la forma finale risulti più univoca possibile. Sempre con lo strumento linea selezionato, continuiamo e come vedete io appena muovo la linea col tasto sinistro premuto mi esce la scritta ancoraggio che mi indica appunto che mi trovo posizionato con il cursore su un punto di ancoraggio del percorso che ho disegnato precedentemente. Ed è su questi punti che dobbiamo andare a disegnare la nostra linea. Passando il mouse vediamo le forme che stiamo realizzando. Forme che devono essere aperte e chiuse. In modo da renderle indipendenti tra di loro. Naturalmente, se vi può aiutare, potete eliminare lo spessore della traccia anche alla fine, perché questo può aiutarvi magari durante il tracciamento delle linee, perché risultano più visibili. Questo è a scelta, naturalmente. Passando con il mouse sopra l'immagine, naturalmente ci rendiamo conto quando c'è una linea. Ripeto, se volete che venga fatto in questo modo, potete eliminare lo spessore, altrimenti, molto semplicemente, nel momento in cui andate a selezionare una linea, gli potete ridare lo spessore. Questo vi aiuta naturalmente a tracciare meglio, in maniera più visibile, le linee e quindi le forme che state costruendo. Poi dopo in seguito possiamo tranquillamente eliminare questo spessore. Ricordiamoci sempre di iniziare e chiudere un tracciato in modo da non lasciare nessuno spazio vuoto e di chiudere tutte le figure. Questo naturalmente è un lavoro di esempio che stiamo facendo, ma è sicuramente molto indicativo per quanto riguarda l'esercizio e la pratica. Naturalmente, se vogliamo cambiare la posizione di una linea, la posizione, diciamo, la destinazione di una linea, possiamo tranquillamente selezionare lo strumento di selezione diretta. Prendere il punto finale della linea oppure eliminarla e ricostruirla dal punto originale che era questo, sempre partendo e terminando in un punto di ancoraggio. Può aiutare naturalmente a spostarsi sulla tavola di lavoro con lo strumento manina nel momento in cui ci spostiamo dal basso verso l'alto dell'immagine, ad esempio. Bene, rimane quest'ultima parte. Teniamo sempre bene a mente gli ultimi punti che abbiamo tracciato in modo da riprendere in maniera omogenea l'unione delle linee.
Bene, a questo punto, come possiamo vedere dalla palette livelli, abbiamo una lunga lista di tracciati che sono le singole linee che abbiamo disegnato all'interno dell'immagine, aiutandoci con i punti di ancoraggio del tracciato che abbiamo disegnato all'inizio e che praticamente ci davano le coordinate per muoverci all'interno dell'immagine. Tutti questi spazi, tutte queste forme che abbiamo disegnato, adesso le dobbiamo convertire in forme distinte tra loro, quindi andiamo a prendere lo strumento selezione. Selezioniamo l'intera immagine, dopodiché dal pannello elaborazione, tracciati, andiamo a cliccare su Scomponi, che sarebbe il primo da sinistra in basso. A questo punto ogni singola forma disegnata all'interno, come vedete, è indipendente. Questo ci permette di lavorarle in maniera indipendente rispetto alle altre. Bene, andiamo a selezionare l'intera immagine e oscuriamo l'immagine originale sulla quale abbiamo ricalcato il tracciato per ottenere la nostra figura in stile origami e come vedete abbiamo questa figura che riprende, che parte dall'immagine originale e naturalmente ci porta ad un nuovo tipo di immagine che segue appunto lo stile origami. Naturalmente non abbiamo finito, la cosa che dobbiamo fare ora è applicare l'effetto sfumatura come riempimento, l'effetto sfumatura di base, modalità lineare, è sicuramente un effetto che può bastare, semplicemente perché dobbiamo poter visualizzare gli spazi da riempire con le sfumature. Avendo oscurato l'immagine originale, se non avessimo fatto così, o comunque se non avessimo riempito tutti gli spazi all'interno, le forme disegnate con le linee e i tracciati, non avremmo potuto visualizzare l'intera immagine riempita. Ecco, in questo modo noi adesso abbiamo applicato, selezionando l'intera immagine, quindi tutte le figure disegnate all'interno, la sfumatura completa. Naturalmente possiamo e dobbiamo andare a personalizzare la direzione e l'intensità della sfumatura per ogni singola figura. Quindi selezioniamo lo strumento sfumatura. Ecco, naturalmente ci possiamo aiutare molto con lo strumento della rotazione della sfumatura. Un modello da poter seguire sono sicuramente le sfumature a contrasto, cioè tra una figura e l'altra io alterno chiaro e scuro in ordine di continuità, come vedete, scuro, chiaro. Non è una regola naturalmente fissa da poter seguire, ma può essere utile nel momento in cui si gestiscono spazi piccoli come in questo caso. Alternando sfumature chiare con sfumature scure diamo un'idea di continuità e di spessore. Bene, diciamo che questa potrebbe essere un'idea. Possiamo prendere come esempio, naturalmente, torno a ripetere, le possibilità sono innumerevoli, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta e soltanto l'esercizio può definire uno stile
personale. Questo è un tutorial che vuole semplicemente mostrare in pochi step la possibilità di creare un logo in stile origami. A questa immagine, naturalmente, poi si può affiancare una scritta con un font scelto con cura e con un colore magari simile a questo arancione, in modo da richiamare l'immagine. Non abbiamo terminato, andiamo a selezionare adesso le singole immagini in modo da togliere eventualmente lo spessore delle linee che, vi ricordate, l'avevamo ripristinato per avere un esempio molto più visivamente valido che ci potesse aiutare a accompagnare nell'unione delle linee, quindi nella formazione delle singole figure all'interno dell'immagine. Per selezionare le singole figure, quindi i singoli tracciati composti, possiamo utilizzare lo strumento selezione diretta, che è questo qui. Ecco, naturalmente possiamo sempre andare a, come dire, fare delle correzioni, per esempio eliminare degli spazi che ci possono sembrare extra e che derivano appunto dalla figura originale, dal tracciato originale. Ecco, come vedete, abbiamo tranquillamente la nostra figura in stile origami che possiamo utilizzare come immagine di riferimento per il nostro brand, per il nostro prodotto o per il nostro servizio. Naturalmente c'è solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo in questo caso utilizzato una giraffa, ma nessuno ci vieta di poter tracciare il percorso su qualsiasi altra immagine noi desideriamo. Naturalmente a questo punto non ci resta che salvarla. Prima di tutto consiglio di salvarla in un formato AI di Illustrator, in modo da tenere sempre il file originale, e poi eventualmente esportarla in PDF vettoriale o in EPS se prevediamo stampe di grossi formati. Grazie e alla prossima!